Gioco online, la partita è chiusa ma ancora migliorabile. Capisco una cosa ma mi auguro che venga ridotta, perché prevedere che chi accede a una nuova piattaforma ha dei vincoli e chi è già iscritto a una piattaforma vecchia non ha vincoli è una ovvia distorsione del mercato e va contro il faro del legislatore che deve mettere tutti gli operatori sulla stessa linea di partenza. Quindi a mio avviso sarebbe più opportuno dire dal 1 gennaio 2025 che accede alla piattaforma chiuda un qualunque operatore alle stesse stesse. Però questo è buon senso, mi auguro che si vada in questa direzione, anche perché non era il parere delle commissioni. Ho sempre il difetto di dire come penso le cose. Veniamo al fisico. Anche qui ulteriori proroghe andrebbero oltre il parere delle commissioni, quindi non so se è una via percorribile banalmente. Bisogna risolvere la questione del distanziamento. Allora, tre considerazioni e una chiosa finale. Prima considerazione, che cos'è il gioco fisico? Seconda considerazione, le distorsioni delle distanze. Terza considerazione, la compartecipazione degli enti di vita. Via legge. Allora, che cos'è il gioco fisico? Qualcuno mi deve spiegare qual è, per esempio, la differenza prima tra una mattinetta e un 8:10. A mio avviso non c'è, è sempre dopo. Il gatto e vinci lo prende dal tabaccaio fuori da chiesa. La macchinetta c'è distanziamento. Quindi è già un non senso in partenza. Tant'è che se uno va a vedere i dati, nota un banale travaso, macchinette. Gatte vinci, ma è ovvio. Addirittura mi segnalavano gli operatori, gli stessi giocatori, una volta che non hai più le macchinette, che cosa fanno? Vengono alla mattina, prendono l'apertura, fanno la fila e comprano le gatte vinci. Quindi chi gioca, gioca e gioca con lo strumento che te gli dà. Compito del legislatore deve essere quello di mettere tutti nelle stesse condizioni e quindi evitare distorsioni tra giocatori, tra operatori. Quindi il gioco fisico è tutto. E dare delle regole diverse per oggetti diversi è un nonsense. E poi è stato detto dell'inutilità. Veniamo all'inutilità, le distorsioni del distanziamento. Beh, qualcuno mi deve spiegare che senso ha non giocare vicino a un cimitero. Si commenta da sé. Posso capire vicino a una scuola, lo capisco. Vicino a un cimitero. Faccio veramente fatica. La terza considerazione che aiuta, a mio avviso, a risolvere questo impasse che c'è con gli enti territoriali è la compartecipazione al gettito. È chiaro che se non c'è compartecipazione al gettito prevale nell'ambito della giunta regionale l'opinione della sanità rispetto al bilancio. Viceversa, se c'è compartecipazione al gettito uno può dire ok, faccio delle rigidissime regole di distanziamento e rinuncio a 8 milioni di euro. Va bene, e alzo le tasse conseguentemente. Va bene, è una scelta legittima. Però, l'articolo 5 che Emanuele Sordi ha vinto, la decisione a questo punto è spesa. Troppo facile decidere quando paga qualcun altro. Se invece compartecipi al gettito, la tua decisione non è ideologica ma è ponderata perché ti dai conto di costi e benefici. Se non hai costi, hai solo benefici, non può funzionare. Fatte queste tre considerazioni, mi sembra ovvio che il meccanismo del distanziamento va superato. All'epoca, quando ero assessore a bilancio di Regione Lombardia, rappresentavo gli assessori a bilancio di tutte le regioni e ne discutevo con il buon Baretta e avevamo già quasi trovato un punto di caduta che immagino sia ancora lo stesso che si era finita a tirare fuori. La modifica che può accelerare il percorso è proprio la compartecipazione, che a mio avviso non è un costo per il MEF ma un investimento, perché più hai regole certe meno c'è quello sversamento, ne parlavamo prima con l'avvocato, verso il legale. È chiaro che
se in una realtà espendi tutto il gioco fisico, che cosa succede? La gente non gioca più, ma no, semplicemente gioca in modo diverso.